Salve a tutti e bentornati ad un nuovo video del mondo potteriano. Nel video di oggi parleremo di Neville Pashok e di un artefatto magico conosciuto come la ricordella. Più specificamente, ci immergeremo in quello che è esattamente una ricordella, così come il rapporto di Neville con essa. Per chi non lo sapesse, una ricordella è una grande palla di vetro magica dalle dimensioni di un marmo che contiene del fumo. La sua funzione sta proprio nel nome, in quanto serve come indicatore o input per colui che si è dimenticato qualcosa. Si riempie di fumo rosso quando il proprietario ha dimenticato qualcosa, altrimenti è di colore chiaro. Diventa chiaro anche nel caso in cui la cosa che è stata inizialmente dimenticata viene ricordata. Sono facilmente acquistabili nel mondo magico e potrebbero essere il regalo perfetto per i vostri amici distratti. Ora, guardando la nostra storia, chi conosciamo che è distratto e smemorato? Il nostro Neville Pashok, ovviamente. Neville, infatti, ne ricevette una come regalo dalla nonna all'inizio del suo primo anno. La ricordella di Neville, guarda caso, è in realtà la ragione per cui Harry ha ottenuto il posto di cercatore nella squadra di Quidditch di Grifondoro. Infatti, durante la loro prima lezione di volo, Neville si ferì, lasciando la sua ricordella a terra. Ovviamente c'era Draco Malfoy che la vide immediatamente, e dopo che la raccolse da terra, la lanciò in aria, pensando che sarebbe andata a finire da qualche parte nelle vicinanze e si sarebbe frantumata in mille pezzi. Ma si sbagliava, perché Harry colse l'occasione per mostrare le sue capacità di volo e salvare la ricordella dalla sua rottura. La McGranit, che vide l'intera scena, si convinse immediatamente che Harry sarebbe stato un eccellente cercatore per la squadra di Quidditch di Grifondoro. Nel capitolo 9 della Pietra Filosofale, Neville ci spiega la ricordella. È una ricordella, spiegò. La nonna sa che dimentico le cose, e questo ti dice se c'è qualcosa che hai dimenticato da fare. Guarda, lo tieni stretto così, e se diventa rosso. Oh, la sua faccia cadde perché la ricordella si era improvvisamente illuminata di rosso. Significa che hai dimenticato qualcosa, concluse Neville. E ora che sappiamo cos'è una ricordella, la domanda che sorge spontanea è: cosa ha effettivamente dimenticato Neville? In realtà questo non ci viene mai rivelato, né nel libro e né nel film. Ma abbiamo abbastanza informazioni per poter formulare alcune teorie. Nel libro è probabile che Neville abbia dimenticato la parola d'ordine per entrare alla Torre di Grifondoro, poiché più tardi Harry, Ron e Hermione trovarono Neville fuori dalla torre, che quando si imbatté loro spiegò che aveva dimenticato la parola d'ordine. Ah, grazie al cielo mi avete trovato. Sono stato qui fuori per ore, non riuscivo a ricordare la nuova parola d'ordine. E quindi credo che la ricordella stesse probabilmente cercando di fargli ricordare la nuova parola d'ordine, ma Neville ovviamente l'ha dimenticata. Tuttavia, il film ci dà una risposta diversa a questa domanda. Infatti, se ci basiamo sugli eventi del film, la risposta più ovvia è che Neville abbia dimenticato di indossare la sua divisa. Possiamo fare questa supposizione perché, nelle scene, è l'unico studente a non indossare la divisa della scuola. E con questo termina il video di oggi. Voi guardando il film o leggendo il libro vi siete mai chiesti cosa abbia effettivamente dimenticato Neville? Fatemelo sapere nei commenti, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace al video, e come sempre, grazie a tutti per l'ascolto.